Prima era muto, adesso no. Sto facendo delle brioche morbide. Già ho fatto l'impasto, vedete, è cresciuto. Adesso preparo la crema. Due rossi, 120 di zucchero. Intanto ho messo a bollire 250 grammi di latte, una buccia di limone. Aspettate, qua ci vanno due cucchiai. Io faccio sempre così, dimentico sempre tutto. Allora, due cucchiai di latte. Tutto questo impasto adesso lo butto nel latte. Dio, l'amido si attacca sempre. No, prima era muto perché dormiva mio marito, come al solito. Adesso parlo piano perché sa del lame prende per matta. Ecco, non posso fare niente. Va bene, amalgamate il tutto e lo buttate nel latte. Abbreviamo i tempi. Adesso tolgo la buccia di limone e verso il composto nel latte. Vediamo che esce fuori, la prima volta che le faccio, rimane tutto attaccato, però va bene, io vado sul fuoco, Allora la crema è pronta. Adesso metterò un po' di limone, ci andrebbe anche l'estratto di vaniglia, ma non ce lo metto. Versiamo qui per freddarla. So, mentre si fredda la crema, andrò a stendere la pasta. Pasta lievitata, buttata qui. Io adesso qui dovrei fare un triangolo per 60 per 32. Speriamo che ci riesco. Allora, schiacciamo un po', cercando di allungarla in modo che, vedete quanto è morbida la pasta? Io non lo so se ci riesco a farlo, rettangolo. Ma ci provo. Intanto gli ho dato la forma già rettangolare. Ecco, vediamo un po'. Andiamo prima così. Comprato pure il mattarello nuovo, quello che fa da nullo, in modo che, vedete, passiamo sopra. Però dai, piano piano. Vabbè, io continuo. Ora sentite, io proprio la misura non ci sono riuscita perché poi ho paura che mi viene troppo fina la pasta. Allora, qui dobbiamo diventare pure ingegneri e prendere le misure. Vedete, per essere 60 sono 47 per 33. La larghezza va bene. Adesso passo un altro po' e poi basta, ne farò di meno. Li farò. Vabbè. Adesso tagliamo la metà. Sarà la metà così? Sì. E ve l'ho detto che qua mi ci vuole l'ingegnere. E adesso tagliamo rettangoli
di 10 centimetri. Ma forse per così. Boh. Non lo so, vabbè. Sentite, faccio occhio, non mi serve la misura. Andiamo a prestare le misure. Ne dovevano venire 16. Qua ce ne vengono. Eppure la pasta mi è cresciuta, eh. Vabbè. 4. Poi qui, vedete, queste infatti sono più grandi. Vabbè. Voi quando li rifate, li fate meglio. Sì, capirai, 2, 4, 6, 8, questi lasciamo perdere, poi l'impasto. Adesso ve ne farò vedere uno, come funziona. Ah, lo vedete, io dimentico sempre, porco Giuda. Perché non mi preparo tutto prima? Mi serve il latte per bagnare i bordi, eh? Fatto. Allora, un cucchiaio di crema, qui, vabbè, me ne faccio uno solo, un cucchiaio di crema, poi si bagnano i bordi così, no, ma io mi sa, se la facevo più fina mi sa che andava bene, e arrivava a 60, vabbè. Si piegano e si chiudono. Ok? Qui tutto bene. Voglio vedere. Poi si fanno dei tagli, rettangolo, così vi spiego. Allora proprio vedete che viene fuori qua, eh? E si piegano così. Carini! Ecco qua, e si mettono sulla carta forno in una teglia. Ok? A dopo. Guardate, allora, non è un trucco perché penso che lo sapete fare. Ogni pezzo l'ho allargato, capito? Così lo fate e vi viene più grande. Non male, l'ho fatti. Adesso li lasciamo un'ora. Sentite gli aerei che cominciano a andare sui cieli? Non la fanno la sfilata, però passano di qua. Andranno al monumento dei caduti quando mettono la corona. E va bene, adesso li faccio stare un'altra ora e poi li passo al forno. Sono cresciute, adesso è passata un'ora, adesso in forno 180 gradi per 20-25 minuti. Come al solito faccio casini perché non avevo messo in preventivo che crescevano. Io per fare tutta una teglia, altrimenti devo fare due volte al forno e va bene, fa niente, poi si staccano perché altrimenti devo fare in due volte, capito? Ok, poi vi farò vedere l'esito finale. Ciao ciao! Brioche finite, vediamo dentro, guardate che morbidezza, guardate, boh, vediamo dentro come sono venute, se sono cotte. Quale apro? Sono tutte uguali tanto, tagliamo questa, va. Ancora è tiepida, eh? Facciamo spettacolo. Ah, che bellezza! Guardate. Guarda la crema. Ok. Buone. Buonissime. Ok, provatele. Sono semplici a farle, eh? Alla prossima, bye bye, buona festa della Repubblica.